Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, oggi insieme al nostro amico Metronome, che avete conosciuto nel video introduttivo di questi tutorial, inizieremo a parlare effettivamente di solfeggio ritmico. Allora, qui trovi esercizio 1, 3 e 5. Non è perché non so più contare, ok? È l'estrazione, diciamo, di un metodo che utilizzo io per la scuola, che ho scritto, e quindi sto prendendo un po' gli esercizi da quel metodo. Come vi ho anticipato nel primo video, oggi tratteremo appunto le figure dell'intero, mezzo, dei quarti e degli ottavi. Vi ricordo che per il momento lavoreremo su misure in quattro quarti e poi vedremo anche delle altre variazioni. Allora, esercizio 1. Le prime tre misure sono uguali e troviamo tutte note del valore di un quarto. Successivamente troviamo tre misure con note del valore di un mezzo e tre misure con note del valore di un intero. Dopodiché iniziamo a mischiare un po' il tutto. Guardiamo singolarmente le misure che ci interessano. In questo caso abbiamo tre misure con note del valore di un quarto, ma ne guardiamo una sola. Attiviamo il nostro metronome. In questo caso metronomo 40 bpm e iniziamo a vedere le misure. Ora guarderemo la prima misura dell'esercizio. 3 e 4 e ta ta quarta misura, quindi la misura con due note da mezzo. 3, 4 e ta, nota del valore di 4 quarti, quindi un intero. 3, 4 e ta. Ora vedremo tutta la parte, ok, tutta l'ultima parte senza fermarmi e poi prenderemo tutto l'esercizio e lo rivedremo insieme. Dalla nota indicata dalla freccina arriviamo fino alla fine, quindi fino a qua. 3 e via. Ta ta abbastanza semplice, ok, inizialmente. Col tempo poi vedremo anche delle figure un po' più complicate. Avrete tempo per preoccuparvi. Ora la farò tutta per intero, dopodiché passeremo all'esercizio 2 in cui inizieremo a vedere anche le pause. 3 e via. Ta 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 ta
Passiamo al secondo esercizio, il numero 3. Ok, qui inizieremo a vedere anche delle pause e capiremo anche come contarle durante il solfeggio. Allora, io di solito le pause le conto per quelle di un quarto. Conto 1, per quelle di due quarti, come in questo caso, conto 1, 2. Potete anche, se volete, non contarle e fare solo ed esclusivamente il movimento delle mani. Sono tutte figure che per il momento abbiamo già visto, quindi direi di farla tutta di fila. Attiviamo il nostro metronome. 3 e via. Ta, 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 1. Ta, ta, uno, ta, ta, uno, ta, ta, uno, caso ho contato anche le pause, ma potete anche stare in silenzio in quel momento lì e respirare. Ok, ultimo esercizio, in questo caso ho aggiunto anche note in ottavo. Guardiamo solo un attimo come suona, adesso non ci sono pause di ottavi, quindi molto lineare. Nel nostro quarto le note di ottavi suoneranno così. Ta, 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 ta. Sono tutte note che hanno lo stesso valore e quindi suoneranno molto lineari. Ok, come prima vi farò l'esercizio al completo. Ok, vi farò l'esercizio completo come prima. 3 e via. Ta, 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 ta. Ok, perfetto. Penso che i nostri esercizi oggi li abbiamo guardati. La prossima volta introdurrò anche le pause d'ottavo e vedremo nuove varianti. Vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto il video e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, di modo sarete sempre aggiornati sulla pubblicazione di questi tutorial e dei tutorial sulle canzoni. Perfetto, da me e Metronome è tutto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!